questo è un evento storico. Nessuno, nessuno, e dico nessuno, parlo di genitori di Giorgia, del figlio di Giorgia, del compagno di Giorgia, nessuno ha mai visto Giorgia viva alle 6 e 25. Nessuno! Solo l'ostetrico quando nacque, che nacque alle 6 e 25. Fatevela venire qua, Giorgia, che bello! Buongiorno Fiore, ce l'ho fatta! È bello che Giorgia la puoi abbracciare con una mano sola, la prendi. Dimmi cos'è, è il mio giorno migliore, migliore, migliore. Mi piace la faccia sua, oh. Bravo. Che ci siamo inventati qua. Ma sei un genio. È una roba. Lei diceva Rosa, Rosa. No, vabbè. Ah, poi dice che non vuole fare il cantante, capito? Faceva, sai cos'è? Sai come lega la mano così? Beh. Com'è? Allora, io con la barba vengo da Rio, ti giuro, veramente. Ogni lunedì lo devo andare da lui a pesare, cioè la pesa del maiale, sai, ogni lunedì mi ricordo andavo là, mi faceva spogliare totalmente. Che il metabolismo, quando vedi il sedano, s'addorme. Ah, s'addorme. Quando vedi il sedano si ringoglionisce. Il metabolismo va alimentato, bisogna farlo ingazzare, ci arriva a carbonare lui, che è? E che alle 11 va mangiato un vulto, perché un vulto. Un vulto. Ok, vivi. Fatta, questa era Giorgia. Ma tu resti qui con me. Mi sa qua. Tra lo stomaco e i pensieri più in. Giorgia canta così quando è a casa, canta ridendo, pensa. Buongiorno, Edicola Show, ladies and gentlemen. Otello Menal Rap vi presenta un gigante, la vedi piccolina ma ha una voce scioccante. 12 album nella top 10, canta blues, pop, soul e jazz. Ha vinto Sanremo e centinaia di premi, le cose non vanno mai come credi. Canta stonata, con o senza pioggia, all'edicola show c'è Giorgia! Nessuno mai, incredibile Otello. Ti sei impegnato, signore, eccolo qua. Lei non voleva che si facesse vedere questo CD, perché non voleva che si vedesse questo CD, invece lo faccio vedere perché adesso mi fa la firma in diretta. Che se lo dovessero comprare. No, 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 qua la voglio, sull'alba, che era l'alba qui. Un tramonto. Sì, certo, all'alba, quando si svegliava. Giorgia all'alba, e quando la vedi? Solo qua le dico la Fiore. Firma in anteprima a Fiore. Non te l'ho mai detto, Fiore, questo. Ti voglio bene, questa è l'attestato, ragazzi, ti voglio bene. Con Andivadia. Giorgia, sto zitto, 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 che tu mai ti sei trovato davanti a Giorgia così. Allora, un altro album che va benissimo, perché ormai quando Giorgia esce con un disco ci sono gli affezionati che subito. E guardate, no, sono, devo dire che mai, mai, come veramente, io sono contenti. Quando io ho detto loro, sapete chi arriva domani? Giorgia, che io glielo dico un giorno prima per evitare, capito, che poi arrivino parenti, cugini, consanguinei. Un giorno prima allora ho detto Giorgia, fantastica. Non ci posso credere. Allora si sono proprio preparati e ti dimostrerò. Portate i gemelli qua un attimo. Nel frattempo Silvia Aprilla si mette qua. Silvia ovviamente partecipa. Io la gemella Silvia. È bello che tra loro cantanti Silvia si sono viste. Ma come ci conosciamo? Lei è il mio mito, davvero. Lei è il mio mito. Ma lei è fantastica. Allora, siamo pronti? Io faccio come se fosse un nero per caso. Giorgia, vai. Tanto qui non abbiamo problemi di tempo. Vai. Parlami d'amore, parlami di te. Soffiami sul cuore che brucia, ma già vuole te. Parlami d'amore e io ti ascolterò. Se è vero che mi vuoi, non ti deluderò. E di volerti io lo smetterò. Ma che bello, ma che bello.
Sembravo Rispoli, bocca per le parole. Sembravo lì, bocca per ballo, bocca per ballo. Allora, Giorgia, senza paura, ragazzi, fammi sentire. Che ha... Allora, facciamo quella prova lì. Sì, abbiamo fatto una prova stupenda, una prova stupenda. Che noi, uno dei gemelli di Guidonia, il gemello 1, sono il gemello 1, gemello 2, gemello 3. Tu sei il più vecchio? Il più vecchio. Tu sei il più vecchio, però sembri tu il più vecchio. Sembra lui il più vecchio. Ha una particolarità, riesce a cantare esattamente come Pino Daniele. Cioè, proprio non che fa l'imitazione, lui è Pino Daniele. Fate un pezzettino di quella. Non c'è alcuna stranezza, io faccio Dorelli benissimo. Signori, è il nostro esperto della derattizzazione con la giusta. Allora, Giorgia, vediamo se, non so se te la ricordi, il periodo Pino, periodo di Pino, certo, Daniele. Allora, attenzione, qui ci vuole silenzio assoluto, soprattutto Arnaldo. Allora, pronti? Signori, Pino Daniele e Giorgia. Il ricordo di un amore continua a viaggiare nella testa. E non c'è una ragione quando cerchiamo quel che resta. È come un vento di passione, una rosa rossa, ma il ricordo di un amore a viaggiare nella testa. Le parole, il ricordo di un amore, se non ci fosse Silvia sarebbe un dolore, lascia in bocca il sale ed arriva dritto al cuore senza nemmeno avvisare. Del mare, il ricordo di un amore ci parla e non ci passa. Brava. Vogliamo, a parte veramente gemello 1, gemello 1, Giorgia e soprattutto Giulio Viola, che dietro con la chitarra, con la chitarra faceva un assolo stupendo. Bravo, 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 sì, Giulio Viola è una cosa meravigliosa. Ragazzi, Giulio Viola, Giulio Viola, Giulio Vola. Guarda, Giulio Vola, scusa Giorgia, volo del calabrone, vai, mi piace, subito, veloce, vai. Grazie, ci piace tanto, ci piace tanto. Allora, e adesso siamo giunti al momento di, ragazzi, Quando una stella muore, canzone che veramente sentiamo ovunque, le radio la passano, la strapassano, è una bella canzone cantata da Giorgia proprio qui, con i mezzi che abbiamo. Abbiamo John Wayne, abbiamo una tastiera Privia, mai letta sta marca da nessuna parte. Non so dove l'ha comprata la tastiera. Allora, Filippo Merola alla tastiera, i gemelli di Guidonia, Silvia Aprile e Giorgia, quando ovviamente sotto il patrocinio della Proloco, dell'assessore Gianluca Guidi. Cambia il cielo, cambia la musica dell'anima, ma tu resti qui con me. Tra lo stomaco e i pensieri più invisibili, e da lì non te ne andrai. La vita cambia idea e cambia le intenzioni, e mai nessuno sa come fa quando una stella muore. Ma non vuole, un bacio se ne va, l'universo se ne accorgerà. Quando la stella muore, fa male. Fa male.
sotto agli occhi porto livide. Ho imparato a modo mio a leccarmi le ferite più invisibili, perché è così che si fa. Ma la vita cambia idea e cambia le intenzioni, e mai nessuno sa come fa. Quando una stella muore, perché stavamo commentando con adesso dopo tocca a lui, guarda questi nomi, di nuovo ripeti sta scena, guardate Ruggero ha gli occhi lucidi, Ruggero no va Ruggero, abbracciami, abbracciami. Le tue emozioni così mi fai piangere, Ruggero. Praticamente ci sei arrivata, ma proprio di brutto ci sei arrivata. Beh ragazzi, che dire, complimenti ai gemelli di Guidonia, Silvia Aprile, Filippo Merola, perché bravi, avete supportato, bravi, e soprattutto bravissimi. Per il supporto di Gianluca Guidi, Legida, regia, Legida. Diciamo di... Signori, fuori programma con Giorgia, you got a friend. You got a friend, you got a friend, you got a friend, you got a friend. Dobbiamo portare i bambini a scuola, dobbiamo finire, se fate una certa, se fate una certa. E Giorgia, oh Giorgia, Giorgia, oh Giorgia, Giorgia,
stop! No. No.